Ma buongiorno amici del web, amici ed esploratori del mondo youtubesco youtubaro. Dunque, benvenuti a questo vlog. Era già un bel po' che non facevo un vlog. Dunque, io sto facendo colazione e mi risulta piuttosto difficile tenere con una mano la camera e con l'altra inzuppare la brioche nel caffè latte. Al cacao! Al cioccolato, alla Nutella, buona! Non si può di Nutella, vabbè, fanculo. Allora, aspetta, comando giù. Allora, ci sono tre cose importanti da dire. Rex Games ha ufficialmente effettuato una fusione con WASD Magazine. Quindi questo cosa vuol dire? Che non ci sarà più Vrex Games? Assolutamente no. Ci sarà ancora, anche se sono due canali diversi, vi troverete sia su uno che sull'altro. Io continuerò a fare i miei gameplay, i miei walkthrough e i miei giochi serie su questo canale, Vrex Games, però ogni venerdì mi troverete su WASD Magazine. Sì, lo so come funziona YouTube, che la gente dice, che scatole, che palle, cioè ti devo seguire da una parte e poi, cioè io sono abituato a seguirti su Vrex Games, adesso devo seguirti anche di là, oddio. Però ragazzi, io cerco sempre di portare roba nuova e interessante, infatti su Guast Magazine, i miei compiti principali sono quelli di realizzare una serie di video settimanali, ovviamente, perché se sarà fatta questa fusione, la mia priorità rimane comunque su Vrex Games, ok? Quindi non è che perde importanza il primo canale. Quindi a cadenza settimanale io farò uscire dei video che sono però delle recensioni. Se vi ricordate, l'ultima recensione che ho fatto su Vrex Games risale a diversi mesi fa, perché poi mi sono concentrato sui giochi serie, e fare delle recensioni in realtà mi manca un po', parlare un po' dei lati positivi e negativi di un gioco. Però mi sto concentrando maggiormente sui giochi poco conosciuti, anche per combattere un po' quella linea di pensiero che se un gioco è poco conosciuto, allora automaticamente è brutto. E no, sono tanti i fattori. Cioè, l'industria del gaming è una cosa spietata. Magari un gioco esce nel periodo sbagliato, è il gioco più bello del mondo, ma nessuno se lo fila perché la campagna pubblicitaria è tutta puntata verso, che ne so, un GTA 6. La sto tirando là, giusto per far capire il concetto. Infatti, io mi sto concentrando su questa serie di video che sono sui giochi dimenticati, giochi sconosciuti e i giochi ignorati. E devo dire che qui al momento sono ancora pochi che hanno conosciuto questa rubrica. Però che quelli che si sono avvicinati la stanno trovando interessante e gli sta piacendo, quindi siamo contenti. Su WASD Magazine siamo ancora in fase d'assestamento, infatti stiamo ancora valutando quali sono le rubriche che vanno di più e quelle che vanno di meno. Abbiamo cominciato a portare la rubrica che tratta proprio delle news provenienti dal mondo videoludico, che le scrivo io. Come ho detto, i miei compiti, tra virgolette compiti, vabbè, sarebbero la realizzazione di un video settimanale più la scrittura delle, no, delle news che poi Porpeller le legge nel video, e cerchiamo sempre di portare contenuti originali, anche se stranamente quella delle news pare essere la rubrica che va di meno, il che per me è strana sta cosa. Abbiamo parlato di Cyberpunk 2077, attesissimo gioco che non avrà quest lunghe e noiose, abbiamo parlato di Capcom che rilascerà un gioco all'anno, abbiamo parlato di Fallout 77 che avrà la mappa a colori in cui si potranno vedere anche la posizione degli altri giocatori. Insomma, e stranamente quella è la rubrica che va di meno. Comunque, boh, vedremo dove si va a cascare. Comunque seguiteci perché essendo un magazine, noi parleremo di diversi argomenti che riguardano il mondo videoludico. Non saremo uno di quei magazine che punteremo soltanto alla novità, anche perché se ci fate caso è pieno di guide, quindi principalmente tratta di guide su giochi come Elite Dangerous e Stellaris. Proprio perché Porpeller è flippatissimo con gli RTS strategici. La seconda cosa che volevo dirvi riguardava appunto ODT. Finalmente siamo arrivati alla fine, anche se purtroppo non sono riuscito a completare il gioco perché l'ultima parte dell'ultimo livello è talmente, non lo so, violenta che risulta. Cioè, voi provate a pensare e un qualsiasi gioco difficile lo mettete a livello di difficoltà impossibile, è una passeggiata in confronto all'ultimo livello di ODT.
Io l'ho provato così tante volte, sono riuscito a farci il game over, l'ho dovuto poi ricominciare perché caricando parti dal pod di salvataggio, quindi da dietro quel punto là, maledetto. Veramente mi ci sono anche sentito male, mal di testa, mal di occhi, quindi ho detto no, basta. Non so se proprio riuscirò mai a arrivare in fondo a quel livello là, quindi io direi che con il video, l'ultimo video che ho caricato, che lo provo a perdere le speranze, possiamo mettere una bara su quel gioco e tanti saluti. Arrivando quindi all'ultimo punto di oggi, il prossimo gioco serie. È arrivato il momento di fare l'estrazione del prossimo gioco serie. Ma come estrazione, Vrex? Ma tu non avevi lanciato un sondaggio in base ai voti se sceglieva il gioco? Sì, esatto, come potete vedere dal grafico, le votazioni sono state abbastanza disparate, diversi giochi hanno ottenuto le votazioni, però ci sono due giochi in particolare che hanno ottenuto lo stesso voto. Ci sono 4 voti per Alan Wake e 4 voti per The Walking Dead. Quindi, cosa facciamo? Piuttosto che scegliere io punto e magari qualcuno resta deluso, avevo pensato di far scegliere a il nostro amico dado, i nostri amici dadi, quelli famosi che si usano nei giochi da tavolo, no? Quindi, essendo che il dado ha 6 facce e i giochi sono 2, quelli che hanno ottenuto lo stesso voto, allora io lancerò il dado 3 volte. Da 1 a 3 The Walking Dead, da 4 a 6 Alan Wake, ok? Uop. 4 e 1 per Alan Wake. 6 e vai, niente, Alan Wake. Eh sì, ragazzi. Ci vediamo al prossimo gioco serie con Alan Wake.